come Sei Belle è un progetto che nasce da un'idea del Lions Catanzaro Host, che si prefigge di, direi, mitigare quello che è il disagio, il dolore che donne affette da patologie oncologiche subiscono nel momento in cui la chemioterapia ha degli effetti devastanti, anche se transitori, non solo sul fisico ma anche su quello che è l'aspetto, direi l'aspetto esteriore, perdita dei capelli, transitorie modifiche dei caratteri somatici. E allora ecco che abbiamo pensato di creare una task force, una beauty unit che possa addolcire, direi, questo disagio nelle donne, quindi una task force composta da visaggisti, da parrucchieri che appunto si adopereranno affinché queste donne dal punto di vista estetico siano, direi, gratificate. Il valore dell'iniziativa ritengo che poggi sulla esigenza di guardare al paziente in un'ottica un po' olistica. Guardiamo un po' tutti gli aspetti, cioè non consideriamo solo la terapia come circoscritta alla farmacologia piuttosto che a un'assistenza sanitaria in senso stretto, ma questa rappresenta, come dire, un esperimento di allargare, diciamo, verso dimensioni che sono spesso trascurate, ma sono altrettanto utili, necessarie e sicuramente hanno anche una base di evidenza sull'efficacia terapeutica. Cioè considerare profili che non sono strettissimamente sanitari, secondo l'azienda, capito, rappresenta un terreno utile per sperimentare soluzioni, come dire, di miglioramento della qualità della vita complessiva, quindi non può essere, diciamo, tralasciata. E la collaborazione tra azienda, quindi soggetto pubblico, e espressione della cittadinanza e del privato, questa secondo me rappresenta un buon terreno, capito, di sperimentazione e di collaborazione. Cioè la sanità, differentemente da altri settori, richiede una cooperazione tra pubblico e privato, area volontariato piuttosto che area sociale, intensa. Perché ovviamente, capito, il soggetto non sta solo in un ospedale, è calato in un contesto sociale. Quindi quanto più noi siamo attenti, e in questo i privati ci possono dare una mano, ai fabbisogni e alle esigenze che provengono da quell'area, tanto più facciamo il nostro mestiere bene. Questo, insomma, è il pensiero di fondo relativamente all'iniziativa. La malattia oncologica dovuto a i problemi della chirurgia, della terapia, eccetera, modifica tanto la donna o il paziente in generale, sia da dentro che da fuori. Quindi questo service, in poche parole lo spiega adesso l'avvocato Manno, aiuta proprio a questo, a ridare la fiducia ai pazienti, che in una situazione di incertezza vitale li può far sentire meno bello di quanto lo siano in realtà. Respirare profondamente significherà riacquistare consapevolezza di sé e fiducia in se stesso, questi i nostri obiettivi, attraverso una pratica antichissima che viene dalla Cina e si chiama Qigong.